vedo in sala un amico della federazione, Leonardo Cuzzo Crea. Se vieni su un attimo, Leonardo, a farci un salutino, eccolo. So che ti metto in imbarazzo, però siccome tu fai un mestiere, un applauso, fai un mestiere un po' particolare, Leandro, fai un mestiere un po' particolare, poi se vuoi ce lo dici, no? Ecco, una domanda che ti volevo fare io è... Aspettiamo, diamogli un microfono, grazie. Una domanda che ti volevo fare io è questa qua, poi so che devi andare via, ce lo dici in due minuti. Ma quando io sono Google e tutte le attività che io faccio vengono spesate o pagate, le tasse di Google in Irlanda o non... E le attività che faccio io, che non sono un web, sono un ufficio fisico, le pago in Italia, no? Allora, c'è sicuramente qualcosa che la politica deve aggiustare, perché se io ho una pressione fiscale del 68% e Google ha una pressione fiscale irlandese del 15%, qualcosa c'è che non va. Allora, tu di questa roba qua cosa ne pensi? Io non ho detto chi sei, eh? No, no, lo puoi dire tu se vuoi. Sono obbligato a dirlo io perché. Perché no? I contributori anonimi non sono esattamente il mio genere. Io faccio il finanziere con la F minuscola e devo dire che il mio saluto era prima di tutto rivolto a un ringraziamento. Io ho incontrato FIAIP nella mia veste professionale quando comandavo il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza e mi occupavo dell'antiriciclaggio. E con il presidente Righi mi sono incontrato in qualche occasione in cui la federazione ha fatto il suo sforzo per dare il proprio contributo alla cultura della legalità, anche oltre la vostra veste professionale, anche oltre i vostri obblighi di adempimento di quel mondo che contribuisce alla legalità, che è la prevenzione del riciclaggio. In qualche misura è proprio questo l'attestato che volevo dare col saluto e col ringraziamento. E poi il Presidente mi fa una domanda che evidentemente va oltre il mio ruolo. Io sono, come tanti, un esecutore delle leggi. Non spetta a me stabilire come e quando. Però è vero anche che c'è un mondo di attenzione verso questi fenomeni che ultimamente ha avuto anche risultati eclatanti per contribuire a ristabilire le regole che siano uguali per tutti. Evidentemente che il luogo fisico o il luogo logico dove si svolgono le attività non debba essere un fattore di disparità tra chi fisicamente ha un luogo dove esercita la propria funzione, la propria professione e chi lo fa attraverso un mezzo, ma anche il mezzo va localizzato, con le difficoltà della globalizzazione, con le difficoltà della internazionalità e con la difficoltà che nel mondo tributario probabilmente c'è una mancata armonizzazione che è uno dei limiti, mentre tornando e chiudendo nel mondo dell'antiriciclaggio c'è una grande convergenza di attenzione, perché il riciclaggio è un fenomeno internazionale in cui anche l'Italia ha il suo pezzo di responsabilità, ma non è la sola assolutamente, e il mondo del finanziamento al terrorismo sta venendo fuori come un'ulteriore fonte di pericolo. L'altro corno del problema è che la stessa attenzione, la stessa cura sulla armonizzazione tributaria è un po' più complicata. Però questo non significa che non si facciano degli sforzi tra noi e l'Agenzia delle Entrate per riequilibrare le sorti e tutto sommato le note di cronaca degli ultimi tempi proprio su questo si stanno un po' focalizzando per ristabilire la parità delle sorti. Ancora grazie, un saluto e buona festa a tutti. Grazie. Siccome abbiamo lavorato insieme, tu da una parte o dall'altra, però per il grande rispetto che questa federazione ha per chi, per le forze dell'ordine, per chi tutti i giorni ci tutela e per chi mette anche in pericolo la propria vita per una comunità, noi ci sentiamo di darti questo premio che è il nostro stemma d'oro. Grazie Leandro. Grazie. Grazie.